Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar da Claudio e Cyber Marco. Virtual Marco. Virtual Marco. Skype Marco. Oggi vi presentiamo l'elenco delle 10 più 1, uno è un bonus, sneakers più fighe probabilmente, ispirate, secondo noi, ispirate al cibo, a tema cibo, giusto? Sneakers. Siamo tutti in casa e siamo tutti diventati dei cuochi, stiamo facendo ogni piatto possibile. Esatto. Sneakers più cibo sono due delle mie tre cose preferite, diciamo, per cui già andiamo a coprire il 66% delle mie preferenze. E la terza? Viaggi. Il terzo lasciamo incognita, comunque. Viaggi. Diciamo viaggi. Allora, sneakers ispirate al cibo. Vediamo la prima che ci è venuta in mente. Sono le concept per Nike Dunk, le Red Lobster, poi sono uscite anche altre colorway, ma le Red Lobster, molto molto belle, ispirate appunto alla Ragosta. Marco, ti piace la Ragosta? Molto, ma mi piace molto anche la scarpa, che purtroppo non ho. Ho una voglia di una Ragosta catalana buonissima. Vabbè, andiamo avanti. Passiamo a qualcosa di più economico, non dal punto di vista della sneakers, ma dal punto di vista del cibo a cui è ispirata. Quindi passiamo al reparto street food, Marco. Abbiamo le Reebok che amano, sembra amare lo street food. Extra Butter Reebok Ventilator Street Meat, uscite nel 2015, ispirate alla città di New York, comunque rendono omaggio appunto a Extra Butter, che è la città di Extra Butter a New York, vengono da lì loro. Il top ricorda molto la carne, i colori della carne, il riso, il verde della lattuga e poi questa salsa bianca che viene messa su questa street meat, tra virgolette, ispirata un po'. È un po' un kebab senza panino, diciamo. Esatto. C'è tutto. Esatto. Sempre le Reebok, questa è la terza, avevano fatto nel 2019, l'anno scorso, giusto Marco? L'avevamo anche fatto il video. L'avevamo nominato in un video, sì. Ma non eravamo riusciti a prenderlo. Avevano fatto uno street food pack di tutte quelle che erano uscite, a noi sono entrate nel cuore due. La prima è quella di Overkill, fatta in collaborazione con Overkill, che era a tema kebab. Noi chiamiamo il kebab di Tadim, andate a mangiarlo da Tadim a Lodi perché è il numero uno. Ciao Tadim, se ci guardi, dubito che ci guardi. È l'unico che lo consegna con un Audi. Un Audi A5. Esatto. Grandissimo Tadim. E il secondo modello erano le Revenge of Rui, anche queste qui, quelle col panda, ti ricordi Marco? Molto molto belle anche queste. Queste due del pack erano quelle che c'erano entrate più nel cuore. Quarto pacchetto di sneakers ispirate al cibo sono di New Balance, uscite nel 2018, sono le Vodka and Caviar, tre modelli, le 770, le 1500 e le 991, utilizzano, beh, appunto ispirate alla vodka e al caviale, quindi sicuramente a due cibi o comunque due eccellenze del mondo russo. Con materiali premium fantastiche, Pedro le ama queste. Appena dici la parola premium, Pedro ti salta fuori un po'. Alla quinta, Dave's Quality Meat Air Max 90, queste ti piacciono, belle, Marco? Uscite belle. Nel 2004, Colorway Bacon, fanno parte anche qui del video che abbiamo fatto sulle migliori 10 Air Max 90 mai uscite, vi lasciamo il link per andare a vederlo. Si vocifera possano riuscire, quindi possono essere riproposte da Nike nel 2020 nella colorway originale, quindi nella colorway Bacon, che è questa. Dave's Quality Meat Air Max 90, speriamo di rivederle nel 2020. Le prenderai, Marco, se dovessero riuscire? Ci farò un pensierino, sì, sono proprio belle. L'uomo Air Max dice che sono proprio belle, quindi approvate anche da lui. Al sesto posto, non è una classifica, è un elenco. Sesta sneakers importante, questa io ne ho due tra queste preferite e questa è una delle due. L'altra ve la dirò dopo che penso sia la numero uno, ma quella è una chicca mia. Questa è una delle mie due preferite. Le Nike SB Dunk Chicken and Waffle sono ispirate appunto al pollo e al pollo fritto e ai waffle, che è una colazione tipica americana.
sono uscite nel 2016, come abbiamo detto, pollo fritto, waffle, c'è anche tutto lo swoosh ricoperto di sciroppo d'acero che viene messo sul waffle generalmente. Se vi piace questa colorway delle Dunk, potete prenderle su StockX, perché sono andate sold out naturalmente, ma non resellano altissime, per cui ancora trovabili a prezzi tra virgolette decenti. Se apprezzate questo tipo di colazione, è la scarpa che fa per voy. Abbiamo poi le End per Saucony Shadow 5000 Burger, quindi ispirate all'hamburger. Queste ti piacciono, Marco? Tu che ami i colori stravaganti, queste qua Sì, sicuramente un bel tono di colore. sono le Saucony poi sono carine, io ne ho un paio, Sono molto comode sono soprattutto. molto Sì. comode, E sì. usano dei materiali veramente buoni. Qui poi nelle collab ancora più premium i materiali utilizzati. Sono uscite nel 2014, hanno il top con il verde della lattuga, il rosso del pomodoro, il marroncino che ricorda il pane dell'hamburger e il rosa che va a dare quella tonalità sulla S, sul simbolo della Saucony, quel rosa che va dalla tonalità della carne. Altra scarpa, altra sneaker ispirata al cibo, abbiamo le Scoop Spec per Saucony G9 Shadow 6, è il modello, uscite nel 2015 in due colorway, Vanilla Strawberry, quindi è un gelato alla vaniglia e alla fragola, e l'altra, questa ragazzi è la mia sneaker ispirata al cibo preferita. Probabilmente di nicchia, probabilmente non la conoscerete, probabilmente è un po' tra virgolette anche da sfigato secondo alcuni di voi perché non c'è hype attorno, però sono le sempre di questo pacchetto dello Scoop Spec, le Mint Chocolate Chip con quella midsole ragazzi bianca con questi sparkling, con questi spruzzettini di nero che vanno a ricordare il biscotto al cioccolato, fantastiche, Anche qua la materiali sfumatura verde bellissima, sulla bellissima. Ti mezzo. piace? Molto bella, sì, anche un po' più sobria, ecco, rispetto ad altre, no? Non Bellissima. Poi a me il è color male. menta piace tantissimo sulle scarpe. Io ho anche le Saucony, le 9000, le Grid 9000, color menta e mi piacciono tantissimo. E sono molto comode. Le Saucony usano materiali, ripeto, top, bellissimi. Andate assolutamente a vederle. Sempre le Saucony, perché sembra che le Saucony amino, non so, il tema cibo. È uscito un altro pack nel 2019, questo, di tre scarpe ispirate al sushi, si chiama Saucony Sushi Pack, andate a vederlo anche qua, le vedete in immagini, se vi interessa lo trovate su StockX, sono tre modelli di scarpa Saucony, ispirati al mondo del sushi, al cibo, giapponese. Sempre non andando troppo lontano del mondo del sushi, ma rimanendo quindi sempre sul cibo giapponese, abbiamo le End ASICS Gel Light 3 Wasabi, anche qui uscite nel 2019, come le Saucony Sushi Pack. Si curavano, si marcavano stretti, ASICS e Saucony. Questa colorway wasabi è stupenda, che poi a me, come vi ho detto, il color menta verdino piace tantissimo. Ha uno suede di qualità incredibile e ha dei colori, color rosino, che richiama Marco lo zenzero con cui viene servito il wasabi, al tavolo. Mi manca il È sushi in una maniera particolare. allucinante adesso che siamo in quarantena, Marco. Andiamo a mangiare il sushi appena finisce. Ci sfondiamo. Qualche giorno di fila. Esatto, andremo a mangiare sushi. Sono bellissime. Queste sono le 10, secondo noi, sneakers migliori uscite riguardanti il cibo, a tema cibo. Ce n'è un'undicesima, più un bonus, ecco, perché non è bellissima, ma è particolare. Prodotta da Pizza Hut Pie Top, uscita nel 2017, solo in 64 paia, Marco, pensa. Molto, molto limitata. Super limitata. Anche perché? Perché aveva un meccanismo particolare, diciamo nella linguetta aveva un bottone che se tu lo premevi potevi ordinare la tua pizza a domicilio, quindi schiacciando il bottone venivi geolocalizzato, c'era già l'indirizzo e ti veniva Che portata figata. una pizza. Esteticamente non è. Queste sono le nostre sneakers preferite ispirate al cibo, a tema cibo, vogliamo sapere le vostre qui sotto nei commenti, qui sotto nel box trovate anche la nostra pagina Instagram, iscrivetevi che vogliamo arrivare prima possibile a 10.000 persone, iscritti mi raccomando, like al video e subscribe al canale YouTube se vi è piaciuto il video. Ciao ragazzi, alla prossima, sempre qui in quarantena. Claudio e Cyber Marco, ciao, alla prossima.